tutti, Stefania Logatto Fire Emerald Director Jeunesse. Bene, seconda parte. Che cosa faccio dopo due giorni quando rincontro il distributore? Allora, la prima cosa è capire da loro che cosa vogliono ottenere da questo business. Non tutti, come lo ero io, volevano assolutamente arrivare a guadagnare tantissimo, arrivare a poter a raggiungere dei livelli molto grandi. Non tutti hanno lo stesso scopo, per alcune persone è abbastanza arrotondare fine mese, è abbastanza arrivare a fare 1000 euro al mese. Cosa sono i loro goal iniziali? Poi i loro goal possono cambiare, vi posso garantire che ci sono persone nel mio team che oggi stanno guadagnando molto di più di quanto potessero immaginare e quando sono partiti o partite non hanno mai pensato di poter arrivare a questo livello. Però in generale io voglio capire subito dal secondo incontro, una volta che hanno visto tutto, una volta quali sono le loro domande, quali sono i loro timori, che cosa vogliono ottenere da questo business, come credono di integrarlo nella loro vita. È importante far capire alle persone che senza lavoro non ci sono risultati, è importante far capire alle persone che c'è bisogno di un minimo di sacrificio, è inutile, se lavoriamo solo e facciamo un contatto solo una volta alla settimana, cresceremo troppo lentamente. Inizialmente ci vuole comunque un momentum, creare un team e sacrificare serate davanti alla televisione, sacrificare uscite al cinema, sacrificare cene con amici, a meno che siano cene che poi potrebbero formarsi in possibili prospetti. Quindi questo è importante far capire e capire che cosa vuole una persona. Se una persona dice: no Stefania, guarda, io con calma voglio arrivare a pagare solo il mio consumo proprio, va benissimo e metteremo un piano insieme, ok? Comunque tutti devono fare un consiglio, insomma quello che dico io che consiglio è prendere insomma il loro libro con tutti i nomi. Io nel mio caso li ho messi in nome in alfabetico, li ho messi in numero alfabetico. Caspita, ho preso il libro sbagliato, vabbè, fa niente, live è così. Comunque ho un libro uguale a questo che adesso non so dov'è, dove ho tutti i nomi in ordine alfabetico e i nomi vengono sottolineati. Io a volte uso o proprio gli evidenziatori oppure uso questi, ok, questi stickers, perché a volte poi quando il contatto non è più freddo, non è più caldo, vedete, io uso per il contatto freddo uso il blu, il tiepido uso il verde e il fucsia lo uso per il contatto invece caldo. Io dico sempre: bene, incominciamo con i contatti caldi che andiamo a sottolineare insieme, e mi dicono: Stefania, ma tu com'è che fai a iniziare a contattare le persone? Allora, prima di tutto, tu devi credere nel business, devi credere nel prodotto e devi credere in te stesso, ok? Se hai tutte queste paure, le persone le sentiranno. Ricordati che sei tu che stai facendo un favore alle persone a proporre questi prodotti che sicuramente faranno più belli e più sani, e qui non abbiamo dubbi. Ma in più state anche, ecco, mi ero tirato sui capelli perché così mi, ecco, vabbè, fa niente, non lo taglio questo video, lo tengo così e basta, perché non siamo qua a insegnare e basta. Comunque mi metto anche comoda e via, andiamo avanti, perché questo è il bello di essere naturali e essere noi stessi, come se fossimo in casa a imparare come si fa questo business. Dunque io dico sempre: nel momento che tu hai entusiasmo, è importante quello che dici, ma ancora più importante è come lo dici. E per dirlo bene devi crederci tu, devi credere comunque che quello che stai proponendo sei tu che stai facendo un favore a queste persone, non sono loro a iscriversi. Lo so che dentro abbiamo tutta l'ansia perché vogliamo che si iscrivano, perché comunque vogliamo incominciare, ma mi raccomando, perché se le persone sentono che siamo lì solo perché siamo interessati a portarle per fare noi i soldi, non avremo mai successo. Io credo che la chiave del mio successo sia stata che comunque io, prima di mettere me stessa, metto sempre il mio team, e voglio che il mio team abbia successo prima di me. Io ripeto, non vado mai a vedere dove siamo per me personalmente, ma vado sempre a vedere prima il team. E lo stesso dovete fare voi, credetemi, se lavorate con il cuore il successo è garantito. Quindi quando parlate con la persona, ad esempio, facciamo un esempio di una telefonata. Prendo il telefono in mano, mi guardo uno di quei video, adesso mi piace tantissimo l'ultimo video, 6 anni in Jeunesse, dove si vedono i numeri, dove si vedono i successi dell'azienda, dove si vede insomma tutto il futuro dell'azienda. Quindi mi guardo questo video, che dura veramente, mi sembra 3 minuti, una cosa del genere, guardo il video, mi gaso, piglio il telefono, chiamo il contatto caldo, dove so già, nel caso del contatto caldo, so già sia le loro qualità,
perché sono miei amici, quindi so benissimo se una persona è simpatica, se è introversa, se è estroversa, se è una persona intelligente, se una persona è bella, brutta, quello che volete. So già comunque le qualità e anche non, e anche so le necessità, perché io prima di fare un invito, sempre se non le sappiamo, quindi vuol dire che non è un contatto caldo, ma magari un contatto tiepido, dico sempre, prima di fare un invito scoprite quali sono le loro qualità e le loro necessità. Tra parentesi è un esercizio bellissimo, perché a forza di farlo ormai ovunque vado trovo qualità in tutti, è incredibile, perché a forza di farlo comunque ti viene veramente e scopri veramente qualità in persone, perché diventi sei un osservatore. Mi è stato insegnato che abbiamo due occhi e una bocca, cosa che per me, chiacchierona come sono, è stato difficile, ma mi rendo conto che quando esco a cena e compro persone nuove, ho imparato che stando zitta e non rompendo le persone a parlare assolutamente quello che faccio io, ma ascoltando quello che le persone dicono, ascoltando le loro necessità, capendo che tipo di persone sono, poi sono in grado in un secondo tempo a creare questo contratto, che poi da freddo pian pianino lo rendo tiepido, poi lo renderò caldo, per poi creare anche la possibilità di dare questa opportunità di fare l'invito. Quindi l'invito faccio, pronto? Facciamo che adesso chiamo la mia mitica amica Marta. Ciao Marta, sono la Stefi. Ascolta Marta, sto iniziando un progetto pioniero. Mi raccomando ragazzi, non dite lavoro, progetto, a nessuno piace lavorare. Poi vi posso garantire che questo è un lavoro così bello, perché è un lavoro, ma è un lavoro così bello, è un progetto così bello, che non vi sembrerà nemmeno di lavorare. A me non sembra lavorare, però subconsciamente le persone hanno bisogno di sentirsi, meglio dire progetto, che poi è vero, è un progetto. E ho pensato a te, quindi, primo, entusiasmo, secondo, sto iniziando un progetto meraviglioso, terzo, ho pensato a te, è vero, l'avete messa nella lista dei contatti, è vero che avete pensato a questa persona, giusto? Ho pensato a te perché Marta, tu sei una persona carismatica, piena di amici, simpatica, conosce tutta Milano, però so che hai 4 figli e l'altro giorno mi hai detto che appunto anche se ti sei laureata, sei stata bravissima, tutto quanto, ma mi hai detto che insomma è difficile anche solo fare la mamma e avresti voglia di fare qualcos'altro. Secondo me questo progetto che sto iniziando sarebbe perfetto per te. Allora, secondo voi Marta mi dice di no quando le dico dai, te ne devo parlare, ci incontriamo tra 5 minuti. Ah ecco, mi sono dimenticata, e forse adesso mi sa che questo video lo devo rifare, però vediamo, magari no. Prima di tutto dico non ho molto tempo e lo rifaccio il video, perché adesso è esagerato.